cambia siamo noi. Il progetto di Panacea nasce nel 2014 e abbiamo voluto creare un forno che producesse pane a lievitazione naturale solo con la pasta madre, perché era un prodotto che a Torino non si trovava tutti i giorni. Abbiamo pensato che oltre a avere delle buone ricette e una buona attrezzatura, un buono spazio, fosse anche importante iniziare da una buona materia prima. E quindi abbiamo cercato delle farine ideali per un pane a lievitazione naturale. Abbiamo iniziato una collaborazione con 5 aziende agricole a Stupinigi. Abbiamo chiesto a queste 5 aziende agricole di coltivare dei grani, in primo luogo di coltivare dei grani moderni che fossero con poco glutine, e poi abbiamo fatto il passo che per noi era molto importante, che era quello di chiedergli di coltivare grani antichi, dei grani che contengono meno glutine, hanno più vitamine, hanno più sali minerali, oltretutto sono anche molto più sostenibili dal punto di vista ambientale nella coltivazione, perché non richiedono concimazioni, non richiedono trattamenti. E questo permette agli agricoltori, uno, di avere anche loro un maggior introito, perché non devono spendere soldi per i trattamenti, e due, di garantire che il prodotto sia effettivamente un prodotto che sia privo di prodotti di sintesi di qualsiasi tipo. Qui ci troviamo nell'interno del Parco Naturale di Stupinigi, la nostra azienda ha tutti i terreni nell'interno del Parco Naturale di Stupinigi e siamo nel territorio del comune di Candiolo. È da 3 anni che stiamo lavorando con la cooperativa Panacea. Loro volevano cercare dei grani che fossero molto buoni di gusto, ma anche che panificassero bene a basso glutine. Ci sono 2 tipologie di filiera, una filiera a basso glutine per la filiera pane, e poi mentre abbiamo fatto questa sperimentazione abbiamo anche pensato, visto che abbiamo trovato dei semi dall'Università di Piacenza, abbiamo anche provato a coltivare insieme a loro queste varietà di grani antichi. Noi siamo riusciti a produrre grani completamente naturali. Questo è stato un bel traguardo e una bella soddisfazione, perché comunque la nostra azienda era un'azienda intensiva, coltivazioni intensive, anche a livello economico, perché lo pagano 3 volte tanto questo grano e produce molto meno, però alla fine il guadagno è più forte. Per me ogni persona che entra qua non è un cliente, cioè una persona, un essere umano che ha fame, io devo dargli della roba buona da mangiare per farlo star meglio. Panacea ha il forno qua in Via Balta, dove viene prodotto il pane. Il pane poi viene distribuito in 3 panetterie che sono nel centro della città. Ci troviamo nel primo negozio Panacea, è stato aperto con quasi 3 anni. Siamo in centro Torino, via San Massimo, siamo a 50 metri dalla Molentonelliana. Il tipo di prodotto che noi offriamo è un pane il più semplice possibile, quindi infatti gli ingredienti che noi usiamo per il pane sono solo acqua, farina e sale, basta, non mettiamo null'altro. Un pane che dura tranquillamente 5-6 giorni o anche di più. Nel nostro pane mettiamo solo farine macinate a pietra, quindi non farine raffinate, le farine più chiare solo perché sono state passate al setaccio, quindi tutti quelli che sono i principi nutritivi del chicco di grano passano nella farina. Abbiamo anche un fatturato ormai solido che permette a Panacea di essere un progetto che è sostenibile dal punto di vista sicuramente economico, e secondo me anche con la filiera, con questo percorso che abbiamo fatto, anche è sostenibile da un punto di vista ambientale. L'articolo 4 è una cooperativa sociale di tipo B, quindi inserimento lavorativo, che
ha tre progetti, un progetto Panacea, un progetto La Vetreria e un progetto La Gelateria. E abbiamo capito che una cooperativa sociale, oltre a dar lavoro alle persone, doveva anche occuparsi di creare un qualcosa di più, quindi creare dei progetti che diventassero un bene per la comunità. Abbiamo scoperto che esisteva questa economia del bene comune, che era già attiva, che c'erano altre imprese che si occupavano di economia del bene comune, che avevano messo anche a punto un metodo per cercare di capire quanto uno riuscisse a restituire alla comunità o produrre per la comunità. Sia nel 2014 che nel 2015 abbiamo provato a fare una stima di quale fosse il nostro impatto come cooperativa nell'economia del bene comune, e abbiamo fatto l'inizio del bilancio del bene comune. Abbiamo puntato molto sulla parte riguardante i lavoratori e i soci, i rapporti che avevano con la cooperativa. Abbiamo poi comunque anche affrontato gli altri punti, la sostenibilità ambientale, i clienti, i fornitori. Soprattutto la parte riguardante il lavoro ci ha molto aiutato ad andare avanti, a capire quali erano i punti di forza e i punti di debolezza. Pensiamo ad esempio che i grani antichi abbiano anche questo valore, cioè che siano effettivamente un bene della comunità, o il processo, che è un processo più complesso. Moltissimo è fare un bilancio del bene comune della filiera, cioè partire dagli agricoltori ed arrivare fino a noi, cioè raccontare e cercare di capire tutti i passaggi, e quindi non solo la parte di panificazione che riguarda Panacea Social Farm, ma tutto il processo, che è un processo più complesso. Consiglierei anche a altre imprese di fare questo percorso di bilancio del bene comune, perché comunque ti permette di renderti conto uno dei traguardi che hai, due di dove stai andando e tre se credi di essere un imprenditore che può anche restituire qualche cosa alla comunità, capisci se lo stai facendo, a che punto sei, e ti obbliga anche un po' a essere sincero con te stesso. Credo anche che sia molto importante avere qualcuno che ti guidi in questo processo, un consulente che ti aiuti a essere sincero con te stesso. Io credo che per un'azienda siano più i vantaggi che non la fatica di fare questo tipo di percorso. Per me l'Italia che cambia e sicurezza alimentare, qualità della vita. L'Italia che cambia è una speranza che col contributo piccolo di ognuno di noi può diventare una bellissima realtà. Per noi l'Italia che cambia è avere la voglia di far tutti i giorni dei piccoli passi, ma che sappiamo che alla fine dell'anno ne abbiamo fatti 365 e abbiamo fatto qualche cosa di particolare che all'inizio dell'anno non pensavamo di poter raggiungere e che invece alla fine ci troviamo ad aver raggiunto. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.